una bella squadra che rispecchia quelle che sono, quelli che erano i miei desideri iniziali, di avere persone capaci che hanno grande esperienza nel mondo dell'amministrazione e quindi una squadra in cui mi rispecchio. Credo che la cosa importante sia la qualità delle persone, punto. Credo che nella nostra regione, nella nostra amministrazione ci siano tanti e importanti luoghi dove si può e si deve svolgere il proprio lavoro. Credo che ci sarà la possibilità di evidenziare le proprie capacità in altri luoghi, in altri in consiglio, c'è il consiglio, c'è la giunta. Penso che ci sia modo per evidenziare le proprie capacità. Credo che la cosa più innovativa sia che siano grande parte sta nel fatto che sia stato dato, come ho sempre detto, grande rispetto agli enti locali. Abbiamo evidenziato assessorati dedicati e abbiamo evidenziato la volontà di avere tanti assessori che hanno già fatto parte di enti locali. Credo che questo vada nella direzione che avevo promesso e che credo sia la più importante. Io ho sempre detto che la regione deve ricoprire un ruolo di indirizzo, di programmazione, di controllo e che bisogna dare più spazio agli enti locali. Ecco, questa è una prima dimostrazione. Territorio, esperienza e soprattutto l'autonomia. E poi la responsabilità dell'attività che è fondamentale. Non ho mai avuto un momento di difficoltà, nel senso che non c'è mai stato un momento in cui ci fossero delle fibrillazioni. Cioè, mi sono sentito anche un po' imbarazzato nel dover dire no a qualcuno, nel cercare di trovare delle mediazioni. È andato tutto in maniera assolutamente tranquilla. Abbiamo proprio cercato di limare i dettagli, basta. C'è stata la massima autonomia nelle scelte, non c'è stato nessun tipo di né di pressione né tantomeno di tentativo di condizionamento, siamo stati assolutamente liberi. Beh, una cosa mica di poco conto, sono molto contento, è un'altra battaglia sulla quale ci impegneremo con la massima determinazione, perché io credo che le Olimpiadi sia un evento che la nostra regione si merita. Un passo per volta. Iniziamo a dimostrare che siamo bravi nell'organizzare quell'invernale, poi vedremo. La prima giunta è mercoledì alle ore 11.